Domanda frequente. Faccio un lavoro che odio. Come o cosa devo fare? Se anche tu ti senti condannato a fare un lavoro che non ti piace o che proprio detesti, è molto probabile che avrai pensato di cercartene uno nuovo. Probabile, ma non scontato. Perché alcuni credono che i problemi debbano risolversi da soli o che prima o poi si risolveranno. Sperano. La mattina preferiresti sotterrarti piuttosto che andare al lavoro. E forse svolgi i tuoi compiti in modo svogliato, tirando ad arrivare fino a sera, magari sperando segretamente che ti licenzino, che ti mandino via. Così poi potrai lamentarti di essere rimasto vittima di mobbing e chiedere un bel sussidio statale. Allora, diciamolo chiaramente, la cosa migliore da fare è tenere la schiena dritta, portare a termine la tua mansione nel modo migliore possibile e poi tornartene a casa la sera, orgoglioso per esserti comportato così. E nei momenti liberi aggiornare il tuo curriculum e cercarti un impiego che ti soddisfi maggiormente. E se non lo trovi, continuare ancora e ancora, finché non lo trovi. Sì, ma il momento difficile, la congiuntura, la guerra, la peste, le cavallette. È da quando ho iniziato a lavorare, a 14 anni, che sento dire che il momento non è dei più facili, che il momento è difficile. Il momento è sempre difficile per coloro che sperano, che aspettano, che preferiscono lasciare ad altri il compito di risolvere i problemi, che si aspettano che venga qualcuno a salvarli. Bagno di realtà. Non verrà nessuno a salvarti. Devi salvarti da solo. Perciò rimboccati le maniche e datti da fare. Esercitando in tal modo la disciplina, non solo imparerai a essere orgoglioso nel fare il tuo dovere, anche quando non ti va, ma ti sentirai molto più orgoglioso quando poi troverai qualcosa che invece ti piace davvero. Mantieni alti i tuoi standard e vedrai che la vita ti prenderà più in considerazione.